Il 31 marzo terminerà l'emergenza sanitaria da Covid-19 e con essa anche la possibilità di vedere le sale operatorie funzionanti presso l'ospedale civile di Agropoli. Nei mesi scorsi, con un documento dell'unità di crisi regionale, si dava la possibilità a tutti i presidi ospedalieri della provincia, in particolare quelli Covid, di riorganizzare e potenziare i servizi. Per quanto riguarda Agropoli e il reparto Covid, si sarebbero potute attivare delle specialistiche ed eventualmente, nel caso ce ne fosse stato bisogno, un paziente positivo avrebbe potuto ricevere le cure specifiche nel caso di un intervento. Tutto questo ad oggi non è avvenuto, anche se le sale operatorie agropolesi sono state attrezzate e munite di tutto. Ne discutiamo insieme a Roberto Ronca del sindacato FSI USAE. Quanto riguarda il passaggio doveroso, insomma, su Agropoli, quindi sull'ospedale civile e la tanto decantata riapertura di queste sale operatorie, dei reparti, insomma, con le specialistiche, di tutto questo ad oggi non si è verificato nulla, anche se da voci di corridoio si dice che le sale operatorie sono pronte, i materiali anche minimi sono arrivati, sono state attrezzate, però insomma non abbiamo assistito né a una comunicazione ufficiale da parte della direzione generale, tantomeno insomma da quella locale. Vabbè, in questo momento diciamo che Agropoli resta appunto fermo di ospedale Covid, anche perché se c'è questo aumento, diminuzione di casi, non sappiamo certamente come scafati, restano i due punti fermi dove portare i pacienti Covid più gravi, va, diciamocela tutta, che abbiamo detto che ce ne sono tanti casi che si curano a casa propria, perché non ci sono asintomatici, però quelli più gravi è chiaro che devono avere i punti dove andare, quindi Agropoli e scafati. Le altre per me sono chiacchiere di corridoio, non ci starei troppo dietro. Ho visto una denuncia su un'altra regione proprio di questo fatto, che hanno subito parlato di danno erariale, che se fosse vero, come è vero, se è vero non lo so, io non sono informato, lo dico candidamente, che le sale operatorie fossero pronte, quindi per la seconda volta hanno speso i soldoni e sono inutilizzate, e qui si parla di danno erariale, che poi le sale operatorie in un ospedale Covid a cosa dovrebbero servire? A curare i pazienti positivi, a operare i pazienti positivi? Ma finora come abbiamo fatto? Ci andrei un po' cauto con chi mette in giro queste voci, onestamente io ritengo che al momento, io non sono informato, no comment su questa cosa.